non vi è nessun tipo di problema da un punto di vista per quanto riguarda la sanità pubblica. Non è una zoonosi, non si trasferisce all'uomo, è un virus che non è assolutamente nocivo per l'uomo, né direttamente né attraverso il consumo degli alimenti di origine animale, la carne, il latte, i formaggi, tutto quello che è di derivazione appunto dagli animali non è assolutamente un problema. Questo è il messaggio chiaro che arriva dagli allevamenti trevigiani dopo che anche nella Marca si sono riscontrati casi di quella che viene definita la malattia che fa diventare blu la lingua degli animali. Questa lingua blu, questa malattia che si è trovata nelle pecore, nelle capre, nei bovini della nostra regione, che è un nuovo problema sanitario che si sta affrontando. Un virus che si sta espandendo tra gli allevamenti veneti con i capi colpiti da febbre altissime e conseguenze letali per le pecore. Quello che succede, che sta succedendo in Veneto in questo periodo, è appunto il ritrovamento di alcuni casi di questa malattia, principalmente in pecore, e poi riscontrando anche delle positività in alcuni bovini, all'inizio nell'area del Basso Bellunese e dell'Alto Trevigiano, e poi ad oggi anche nella zona del Vicentino, per cui l'area si è estesa negli ultimi giorni in maniera importante. Ecco il perché delle ordinanze di diversi sindaci che bloccano ogni trasferimento degli allevamenti interessati, una sorta di quarantena per gli animali che però impedisce la naturale migrazione delle greggi o la compravendita dei capi negli allevamenti bovini. Una situazione difficile che va ad aggiungersi alle altre criticità del settore già in crisi per il valore del latte e della carne. Proprio in questo momento dove già la situazione è grave dal punto di vista di mercato, è da sostenere il fatto che questa patologia non crea nessunissimo tipo di problema da un punto di vista appunto dei consumi, anzi invito qualsiasi uno dice il contrario, assolutamente sta dicendo una falsità, perché nulla da un punto di vista proprio tecnico, scientifico, si è riscoperto di problematica per quanto riguarda la sanità pubblica e il consumo degli alimenti. La soluzione sta nella prevenzione. È la vaccinazione. L'impostazione del modo, del come, del quando vaccinare sarà appunto uno dei meccanismi di discussione nei prossimi giorni.